Ehi la ciurma, io sono Mazzatessa e benvenuti in questo nuovo episodio di Imperator Rome. Allora, detto questo, detto Imperator Rome, io non mi ricordo più granché di quello che stavamo facendo. Allora, abbiamo appena vinto una guerra contro la Frigia e siamo riusciti a strappare tutta questa zona qua. Che non è male, ma la Macedonia è cicciona e scomoda. È in guerra con Taulantia, ma non riusciamo a fare niente di utile in questo. Ah, l'impero Seleucide ci dà di nuovo dei soldi. Probabilmente perché sono contenti che noi picchiamo la Frigia nel mentre. Nel mentre. Allora, il problema è che non riusciamo a fare nulla in questo momento. Al massimo potremmo mangiarci la blemmia. Qua è l'unica cosa che possiamo fare, mi sa. In questo momento, per espanderci in questa zona qua sotto, ma più di quello no. Più di quello no. E abbiamo ancora un po' di aggressive extension da far bassare. Allora, Antigone l'Agide ha preso un po' delle responsabilità dello suo stato da ermenaio l'Agide e si è comportato abbastanza bene. Starà bene quando sarà il suo compito per regnare. Ma lei è la mia pretendente o... Dai, è mia figlia. E ha 21 anni, ne aveva 64. Non so quanto vivremo ancora a lungo. Però abbiamo un bel po' di soldi qua, quindi potrebbe essere anche un'idea quella di investire in miglioramenti. Marketplace ci dà più soldi, Training Camp ci dà più manpower e la Fortress per difendere. Vediamo un attimo se abbiamo bisogno di Fortress nella zona che abbiamo appena conquistato. Allora, un attimo la mappa dei forti. Allora, ne abbiamo uno. Cosa... Odio quanto vada a scatti con il... Quando ci si sposta. Dove è andata la mia... No, siamo andati tutti in un'altra parte. Che cavolo? Ok, allora. No, aspetta, perché allora ce n'è uno qua in costruzione, vero? Sì. Farne un'altra, non lo so se ci conviene, venga, effettivamente. Ma possiamo sempre farla. Dai, poi al massimo la dismettiamo più avanti. Sì, dai. L'impero Seleucide ci chiede accesso. Perché? Impero Seleucide ci chiedi accesso. Con chi sei in guerra? È in guerra civile. Con se stesso. Non capisco bene perché abbia bisogno dell'accesso a noi. Vabbè, va bene. Allora, intanto vediamo invece se ci sono dei forti che possiamo dismettere da qualche parte. Allora, quello non è nostro. Qua ce n'è uno che invece è molto importante che stia su. Qua invece è buono che sia tutto difeso perché se dovessero sbarcarci là... Buono difendere, anche quello lo terrei. Qua ce n'è anche uno di livello 1. Qua ce n'è un altro. Qua ce n'è un altro. No, direi che qua forti stiamo abbastanza a posto. Poi qua in giù c'è il deserto, quindi questo non è nostro, questo neanche. No, direi che poi dopo non è necessario più in giù di qua. L'unica cosa è che spenderemo dei soldi in più per quelli, quindi magari facciamo un paio di marketplace.
qualcuno qua che di sicuro ci dà dei soldi. Non c'è un coso che ci dice quanto sia conveniente o meno mettere un marketplace. Supply, civilization, opinion, unrest, player, trade route. Boh, si suppone che se sono delle province molto popolate, dovrebbe produrci di più questo, sia di tasse che di commercio. Allora, scusami un attimo, allora, quanto vai di popolazione? Chi che paga le tasse? I freemen, vero? No, i citizens. No, commercio. Manpower. Tasse. Agli schiavi danno le tasse. Quindi devo vedere un posto dove ci sono tanti schiavi. Di sicuro qua ad Alessandria ci sono 54 schiavi, sono tantissimi. Va, qua a Tsois potremmo fare un marketplace. Frigia ci sta chiedendo del vetro. Non in questo momento. Allora, qua anche ci sono parecchi schiavi. Farei un mercato, ci può stare. Anche qua. Un altro mercato, vada. Mentre invece per il manpower dovrei andare dove ci sono tanti. Tanti. Ma invece di Fortress possiamo migliorarne qualcuna di quelle che abbiamo? Allora, non abbiamo abbastanza gente. Sì, va bene, un edito contro i pirati, ci sta. Non so se ha senso fare una fortezza di livello 2 là. Quanto ci costano poi le fortezze di livello 2? Scusatemi. Qua è 0, ma è perché è la capitale, quindi c'è un forte incluso. Boh, uno in più nella capitale ci può stare, dai. Ci metterà tantissimo la costruzione, però vabbè. Ma è che non saprei bene altro come investire i miei soldi. In realtà sto non costruendo. I granai li farei nelle zone desertiche, però. Le zone desertiche sono anche quelle in cui hanno meno gente per potersi permettere. Degli edifici. Allora, abbiamo alta stabilità. Manpower pian piano si riprende. Olive da Creta. Vada. Non mi ricordo dove sono le olive, mi pare che fosse importante tenersele, però vabbè. Queste non sono nostre, vero? Questi con chi sono alleati? Sono in Defensive League con Nabatea.
Oh, sono il Defensive League con Nabatea? Serio? E Nabatea? È garantita dalla Frigia. Però non è alleata con la Frigia. Cioè, se noi dichiarassimo guerra a Decapolis, magari sarebbe dichiarato a capo della guerra Nabatea. Però non è dichiarare guerra a Nabatea, o no? Perché Tamud è un po' arrischiato. Cioè, prima di Tamud vorrei prendermi davvero Nabatea, almeno. E la Blemmia è un buon piatto, ma sta diventando sempre più ciccione la Blemmia. E che c'è tanto deserto anche qua. No, beh, forse no, perché è tutto costiera, forse. Beh, poi tra l'altro perché metto in pausa. Simple terrain. No, è tutto deserto, anche se sulla costa è tutto deserto. Così sta, se io dichiarassi guerra, così a caso, eh. Entrerebbe una battea, sì. Ma come sono messi? Cos'è tutti questi che mi sono arrivati? Allora, Tamud vuole della pietra. Vada. Sì, Taulanti, allora Taulanti devi reggere contro i Dodecascoinos. Vuole più vino! Allora, Western Delta. Il vino che cosa ci dà il vino? L'avanzo di... Dov'è il vino che mi avanza? Local Freeman Happiness. Ma no, lo sto importando io. No. Vetro, vuole importare vetro? No, vetro ci importa. Perché ci dà dei buoni bonus. No, allora, stavamo dicendo, quanta gente ha 11 coorti e 26.000 uomini? Qua 22, 21 coorti e 27. Non dovrebbe essere troppo difficile tirare giù. Abbiamo una tradizione militare nuova. Allora io andrei su Terrain Defense. Perché avremo bisogno parecchio delle triremi in futuro, quindi. Ok. Il capo dei mercenari, che sono diventati di un altro adesso. Sì. Ci è servito per parecchio. Cypriotic Revolt. No, in realtà. Cypriotic Revolt? È alleato di qualcuno, eh? È garantito dalla Frigia, tanto per cambiare. Questi sono le Cypriotic Revolt. Allora, io intanto mi farei... Qua li sto cercando di fare amicizia con questi qua. Relation. I barbari, ci mancavano i barbari. Allora, questi sono miei. Sì, allora tu devi andare. No, per forza. Forced March. Dove stai andando? Ah, tenete. Il fatto è che non posso neanche tenere tante truppe là perché non c'è abbastanza supply da tenerle vive. Un'organizzazione, ma no, non adesso. Allora, si stava dicendo, no? Se stavo migliorando le relazioni con questi, no, cancella improve opinion, quindi vuol dire che lo sto facendo. Relation action, improve opinion.
Non so quanto abbia senso farlo in questo momento, visto che... Oh, sì, andate da Mura. Questi cosa vogliono? Cammelli, no. Glass? No, grazie. Allora, qui non abbiamo forti comunque difensivi, ma non dovrebbero essere troppo problematici da tirare giù, dai, questi ragazzi. Hanno tanti soldi? No. No, non hanno tanti soldi. Oh, facciamo una cosa, cover action, facciamo fabricate claim. Ok. E abbiamo un claim adesso. I barbari ad Amura. Ah no, ok. Sono sempre loro. No. Ah, vino da Central Delta era però, non da Western Delta. Xenadi sono un po' scocciati. Andate a tenete per piacere, togliete anche le forze di marcio che tanto non mi interessa più. Dobbiamo gestire un attimo questa situazione con i barbari, che non è neanche una cosa malvagia. Nel senso che così almeno si abbassa un po' l'aggressive expansion. No, allora, com'è che sono messo io truppe? Ah, ne ho oltre 13.000 qua? No, queste non sono leali a me. Le mie altre truppe ne ho 20.000 là. Ho le mie navi là. Ma quante... Allora, Matteo, allora, queste sono quelle che ho mandato giù sotto dai barbari. Questi sono i mercenari. Questo secondo stratosso è quello della Cirenaica. Il primo stratosso è quello che è in Grecia. Il terzo stratosso è qua. E il quinto stratosso... Ah, sono là, il quinto stratosso. Ci serve che sia là il quinto stratos? Io credo che lo porterei a casa il quinto stratos in questo momento. Lo porterei là per questa guerra. Questi sono tutti invasi dai barbari, sono in una situazione proprio mica... Mica buona. Al generale quarto stratos. Vabbè, dai. Non so cosa mi dà il tratto di perdonare la gente, cosa che hai? Generoso. Vabbè, è un buon tratto. Allora, andiamo a prendere quelli. Abbiamo detto, ok, loro ci sono. Salite a bordo. E dove li portiamo? Ho un po' più paura della Nabatea qua, quindi direi che... Questa è sempre Nabatea? Ah. Potrei fare un passaggio via terra con questi. Dove sono? Con questi. A meno che non arrivino degli altri. Allora, intanto questi li faccio che sbarcano. Beh, andate qua. Accogliate e farei un passaggio via terra, allora. Magari qua da Drepanon.
Questi mercenari li manderei giù sotto, perché qua hanno solo 11 coorti, che verosimilmente sono qua. Cioè 1, 2, 3, 4. Questi 21.000 sono dei mercenari che se necessario potremmo qui reclutare. Cos'è che vogliono? Sale? No, beh, no, dai. Non mi interessa, beh, adesso ho abbastanza soldi, dai. Allora, qua prendono tanto attrito, stare qua. No. Buono, così entro direttamente là. Crisi a Biblo. Ok, possiamo fare un po' di casino a Biblo. Ma non è nel nostro interesse, allora. Non è arrivata, sta arrivando. Le mie truppe del sud stanno arrivando pian pianino. Ma non abbiamo fretta, tanto. No, non c'è un posto. Vai, vai là, scusami, ecco. Il deserto è terribile, da un sacco di attrito. Sì, le terrei là. L'ideale sarebbe di mandare queste due insieme su una batea. Allora, qua ci può stare. C'è un posto più vicino dove posso stare anche là. Ma anche là tecnicamente. Allora, hanno dei forti, ne hanno uno qua che vedo. Dai, vai, mando il figlio. Sperando che non vinca, sennò poi si fa delle strane idee. Allora, hanno un forte a Petra e un forte a Cusain. Cos'è che vogliono? Pelle, vai. Pesce da Central Delta, vai. Questo ci dà anche un bonus. Ah, voi prendete attrito, sì, là sì. Qua no, ma non so quanto mi convenga. Là invece attrito. Cos'è questo? Cammelli no. E sale no. Local arrest meno 2. Vada, sì, chi se ne frega dell'arresto. Oh, queste navi per ora le terrei qua, che non si sa mai. Allora, quindi ci siamo? Ci proviamo? Ma direi che per questo episodio è passato abbastanza tempo, quindi ci vediamo nel prossimo episodio in cui faremo guerra di Nabatea e di Decapolis, sperando di riuscire a diventare un po' più ciccioni senza aumentare troppo la aggressive expansion, perché già adesso iniziamo ad avere un pochettino di problemi. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti e buona giornata.